Noi raccontiamo una storia relativamente semplice, che è quella di Casa della Memoria, che è un edificio relativamente piccolo e relativamente semplice, che è nella zona Isola Garibaldi, e quindi immagino che molti di voi l'abbiano magari anche solo per caso, visto. Faccio una brevissima introduzione che parla di qualcos'altro, che mi serve a spiegare un pochino come funziona il nostro studio e come ci capita poi di lavorare con altri nei casi che poi sono la pressoché totalità dei casi in cui si lavora in collaborazione con altri professionisti, in questo caso con ARUP, ma con anche altri ingegneri, impiantisti di Derns Italia e anche altri collaboratori, che qui sarebbe fin troppo lungo elencare tutti. Noi siamo uno studio di progettazione relativamente piccolo, però fatto da 6 soci fondatori, il che vuol dire che noi ci troviamo nella situazione di dover prendere delle decisioni assieme, decisioni sulle forme, su come, quanto è alto il cornicione, di che colore di che colore sono gli infissi, eccetera. E quindi, siccome vengono prese da un gruppo di persone, anche abbastanza nutrito, noi dobbiamo darci dei criteri per prendere queste decisioni, il che vuol dire che parliamo un sacco di quello che facciamo. E quello che facciamo tende alla fine ad avere due caratteristiche quasi contraddittorie, cioè da una parte sono cose molto razionali, perché bisogna spiegarle agli altri, quantomeno, bisogna convincere gli altri, e sono cose anche abbastanza diverse l'una dall'altra, nel senso che noi non decidiamo tutto in base a un gusto personale, perché siamo in 6, quindi questi gusti personali sono magari non così lontani fra di loro, ma comunque distinti, e quindi gli edifici che noi produciamo hanno da subito dentro questa strana tensione tra una parte più razionale e una parte più casuale, però prodotta da tanti. E quindi sono edifici che tendono, e questo forse è uno dei motivi per cui tendiamo a fare più quel tipo di edifici, tendono ad essere edifici pubblici, come ad esempio è Casa della Memoria. Casa della Memoria è un edificio pubblico, anzitutto perché è un edificio pubblico a cui la comunità e la municipalità di Milano ha attribuito un senso, ma è anche in piccola parte un edificio pubblico perché chi l'ha progettato lo ha inteso in quel modo, cioè l'ha inteso come qualcosa su cui dovevano convergere i desideri e i ricordi e tante altre cose di tanti, cioè di un soggetto da subito plurale. Per fare questo, nella storia dell'architettura esistono un sacco di precedenti, di cui vi faccio vedere gli esempi. Questo è l'ufficio di McKimmitt & White all'inizio degli anni 20, e questi sono sempre McKimmitt & White, Daniel Barnum, prima dell'Expo di Chicago del 1893, questo è SOM. Sono tutti esempi in cui chi produce l'architettura, cioè l'architetto, non è uno, non è un grande genio creatore, non è una persona eccezionale, ma è più un gruppo di persone che si mettono lì e cercano di produrre qualcosa che possa in qualche modo andare bene, quantomeno per tutti loro. Questa è un'idea abbastanza, in un certo senso, anche poco di moda. Comunque il modello di artista romantico che ha definito la figura dell'architetto negli ultimi 100 anni è ancora estremamente forte, ed è ancora estremamente forte in quelli che si chiamano, per così dire, star architects, di cui esiste un modello prototipico, che è questo
personaggio di finzione che si chiama Howard Roark, che è il protagonista di un film e di un libro di Ayn Rand che si intitola The Fountainhead. Questo è il film con, adesso non mi ricordo più, forse lui è Gregory Peck o qualcuno del genere. Qui vedete che nella finzione l'artista eroe viene costretto dal resto del mondo a deturpare la propria opera. In questo caso l'architetto modernista viene costretto a mettere delle decorazioni sopra le sue facciate. Sostanzialmente noi facciamo l'esatto opposto, cioè pensiamo che i soggetti con cui ci mettiamo in relazione, l'amministrazione pubblica piuttosto che imprenditori privati piuttosto che altri, abbiano tutto sommato delle cose abbastanza interessanti da dire, non necessariamente quelle che loro ritengono interessanti, magari a noi ne interessano delle altre, ma che ci sia sempre da imparare in questa produzione condivisa, e quindi questo consente anche a noi di rimanere relativamente aperti su un ventaglio di scelte architettoniche che potrebbero anche sembrare contraddittorie. Secondo me Casa della Memoria è abbastanza, nei suoi limiti anche molto definiti, il prodotto di tutti questi discorsi. Allora, questo è un modello che noi abbiamo fatto per il concorso, un modello in scala reale che era più o meno alto 1,20 m, che qui vedete fotografato sul sagrato del Duomo di Milano una mattina alle 5, quando non c'è nessuno in Piazza del Duomo, se no fare questa cosa è completamente impossibile. E noi da subito abbiamo immaginato di fare questo edificio, che era un edificio dalle dimensioni date, dal vincoli urbanistici completamente dati, per cui il volume era quello, la posizione era quello, era quella, i soldi disponibili per realizzarlo erano dati ed erano molto pochi. L'edificio è costato 3,6 milioni di euro, che se considerate che sono circa 2500 metri quadri fa sì che costi meno di 1500 euro a metro quadro, che è un costo di costruzione diciamo tra il garage di lusso e la casa abbastanza brutta. E questo era una condizione dall'inizio, cioè le risorse per costruire Casa della Memoria, che provenivano dagli oneri di urbanizzazione che l'operatore che stava sviluppando l'area di Porta Nuova doveva sostanzialmente pagare al comune, invece di pagare questa cifra di tasse, produceva invece un oggetto che era questo edificio. Per cui in questa storia i vincoli sono chiarissimi da subito, l'edificio è austero per una serie di motivi, alcuni più nobili, perché comunque si mette in relazione alla memoria di fatti storici molto, molto duri, molto tragici, rispetto ai quali non è il caso di essere in nessun modo leziosi, ma è anche questa sua austerità il prodotto di condizioni economiche di partenza assolutamente definite. Cioè, un altro progetto più, come dire, lussuoso semplicemente non si sarebbe potuto fare. E secondo me in questo caso era anche importante, ed è stato importante poi alla fine del processo, rispetto al comune, rispetto alle associazioni, rispetto a tutti, il fatto che il progetto sia stato finito in tempo, con i soldi che ci volevano, insomma, che questa fosse nel suo piccolo anche una piccola storia esemplare, non perché noi facciamo cose esemplari, ma perché, come dire, l'operazione condotta dal comune aveva anche quello scopo, uno scopo promozionale che mi sembra del tutto legittimo da parte e che era chiarissimo ai progettisti fin dall'inizio. Cioè, per noi che eravamo, cioè relativamente siamo ancora uno studio abbastanza giovane e inesperto, questa era una
enorme opportunità, perché si trattava di fare un monumento in centro a Milano, una cosa che ad esempio Aldo Rossi non ha mai fatto, a parte la fontana, per dare un'idea della scala, dell'opportunità. Però era chiaro che bisognava fare tutta una serie di cose. Ad esempio bisognava stabilire un dialogo con le 5 differenti associazioni, che sono fatte sostanzialmente tutte da persone piuttosto anziane, che quindi hanno una quantità enorme di tempo da dedicare a riunioni. Io sono abbastanza felice di fare una riunione ogni settimana, e noi dovevamo, assieme a fare il progetto, ce l'ha detto subito il comune molto chiaramente, dovete fare anche tutta questa cosa qua, dovete andare a 1000 riunioni, eccetera, eccetera. Comunque, questo ha contribuito, secondo me, a come l'edificio è alla fine. E l'unica, cioè la decisione fondamentale che noi abbiamo preso all'inizio era che questo edificio, che si chiamava Casa della Memoria, doveva essere un monumento, per cui doveva sembrare un monumento da subito, doveva avere anche la pesantezza e la fissità di un monumento che si mette in relazione con la storia, e doveva farsi carico di esporre su di sé, cioè al di là di organizzare le funzioni all'interno, fornire degli spazi, doveva all'esterno trasmettere in maniera abbastanza immediata l'insieme di valori a cui si metteva in relazione. Per cui noi abbiamo detto: facciamo una scatola molto semplice di mattoni, è di mattoni perché i mattoni costano molto poco, ma anche perché i mattoni sono parte della tradizione dell'architettura milanese e lombarda, a partire da Sant'Ambrogio, per passare a tutti gli altri esempi fondamentali, non lo so, Bramante, il Filarete, eccetera, eccetera. E all'esterno di questo edificio, con questa tecnica molto semplice dei mattoni, sono rappresentate le immagini degli eventi a cui questo edificio fa riferimento. L'edificio ospita 5 associazioni, che sono l'AMPI, l'INSMLI, l'AIVITER, l'Associazione dei Familiari e Vittime dell'Attentato di Piazza Fontana, e l'ANED, l'Associazione Ex Deportati. Sono tutte associazioni di persone che hanno vissuto personalmente alcuni eventi tragici della storia italiana, a parte l'INSMLI, che è un archivio storico, conserva l'archivio storico della Resistenza, e quindi è un'associazione più di storici, di professionisti in un certo senso, mentre le altre sono tutte associazioni in senso lato di reduci, familiari di persone uccise dal terrorismo, familiari di persone deportate nei campi di concentramento, ex partigiani, eccetera, eccetera. E questo è stato una delle cose più, come dire, più strane di tutto il progetto, è stata che quando noi abbiamo fatto il concorso abbiamo detto: facciamo questa cosa come un monumento, proprio come un politico medievale, in cui qualcuno, che poi non siamo stati noi perché è stato un comitato scientifico che ha scelto queste cose, si assume la responsabilità di scegliere queste immagini. Queste immagini restano, sono quelle, individuano una memoria che, per quanto non precisissimamente come dire, definita, è comunque una memoria collettiva che vale, diciamo, per tutta la città di Milano. Quando noi abbiamo vinto il concorso, con questa idea di fare il monumento, poi la cosa più difficile di tutta la vicenda successiva è stato convincere le associazioni di cercare di non fare il monumento oltre una certa soglia, cioè di non intendere questo edificio come un edificio, come dire, di propaganda, didattico, che dicesse molto seccamente messaggi anche del tutto condivisibili, ma che forse non devono andare sugli edifici, perché si riducono a un livello di semplicità che non è quello che devono avere. E quindi tutto il nostro lavoro nella fase di realizzazione del progetto è stato poi per cercare di mettere un po' in dubbio quello che facevamo. Per cui, ad esempio, le immagini che vedete, che sono realizzate con mattoni di diversi colori,
sono molto più leggibili da lontano perché per un effetto ottico molto semplice la mente umana riunisce i puntini e ne ricava delle immagini più definite. Quando ci si avvicina, le immagini si frammentano ed è come se non si potesse arrivare a toccarle. E questa, secondo me, è una delle cose forse più interessanti, anche se meno evidenti forse immediatamente dell'edificio. Magari qualcuno pensa anche che peccato, se poteva essere più nitido, poteva avere più, come dire, più definizione, come se fosse uno schermo LCD che ti vai a comprare. In realtà questa ruvidità è del tutto voluta ed è, secondo me, una cosa che pur nei limiti di budget e quindi anche di scelte tecnologiche abbastanza semplici, abbiamo studiato abbastanza a lungo secondo me raggiunge un effetto abbastanza sottile e anche abbastanza sorprendente, nel senso che è un modo di usare il mattone veramente diverso da quello degli edifici rinascimentali, in cui non c'è questa, come dire, esplicita voglia di opacità in un certo senso. Allora, l'edificio, adesso dico altre due cose semplici. L'edificio si ispira a una serie di monumenti del passato, come questi che vedete. Uno è il Kornhaus di Berna e l'altro è Or San Michele a Firenze, che non sono esattamente monumenti come la chiesa, il municipio, eccetera. Sono monumenti un po' più ibridi, che sono depositi che poi per qualche motivo acquistano un valore monumentale all'interno della città. Un Kornhaus, ad esempio, che è una cosa che in tedesco significa letteralmente casa del grano, è un magazzino del grano che serviva per ragioni militari in alcune città tedesche medievali a difendere le provviste in caso di assedio, quindi c'era un grosso magazzino in centro. Spesso questo grosso magazzino era l'edificio più grosso della città, al di fuori della chiesa, e quindi diventava il posto dove si tenevano le riunioni laiche, le riunioni che non potevano avvenire in chiesa, e quindi questi edifici sono caricati quasi automaticamente di un valore monumentale, anche se subito non ce l'avevano. Stessa storia Or San Michele, che è in origine un mercato del grano, dove poi c'è un miracolo, c'è un'immagine miracolosa, e quindi viene poi trasformato in chiesa. Or San Michele è questo a destra. L'architettura di Or San Michele è abbastanza ignorata. Di solito, se uno lo conosce, è perché attorno ci sono le sculture di Donatello, dei profeti. E infatti è una chiesa stranissima, perché ha una colonna in mezzo e quindi impone, cioè rende subito impossibile organizzare il rito cristiano standard, tant'è che nel 600 a un certo punto ci hanno aggiunto un altro altare giusto per bilanciare in un pochino la cosa. Va bene, questi sono altri modelli, che sono le scuole veneziane, che hanno questo particolare rapporto tra una grande stanza e una scala che le serve. Tutte queste immagini fanno riferimento a questi discorsi che dicevamo. Questo, che è stato molto importante per noi, è una serie di quadri di un pittore contemporaneo tedesco che si chiama Gerhard Richter, che riguarda la vicenda della banda Bader-Meinhof, sostanzialmente le Brigate Rosse tedesche. E Richter, all'inizio degli anni 90, in un momento in cui in Germania nessuno assolutamente si occupava più di questa faccenda, peraltro abbastanza spiacevole, anche perché il ruolo dello Stato anche in quel caso non era chiarissimo, perché a un certo punto tutti questi terroristi muoiono suicidi in carcere lo stesso giorno. E Richter torna a dipingere questa storia di cui nessuno voleva più sapere, con una serie di quadri che sono, mi sembra, 7 o 8, che sono quadri molto diversi, che vanno da, diciamo, dei ritratti che hanno anche una dimensione, non so, 60x70, a enormi scene storiche. Questo è il funerale di, credo, Gudrun Esselin, o forse di, no, De Bare sono di più, forse di tutti i membri della
della banda Bader-Meinhof, e questo è un ritratto di Ulrike Meinhof, peraltro molti anni prima che lei diventasse una terrorista, quando era ancora una conduttrice della radio tedesca. Richter qui fa un'operazione che è abbastanza simile a quella che noi abbiamo provato a fare, cioè cerca di non giudicare assolutamente i fatti, ma di occuparsi solo di come è possibile ricordare questi fatti, del fatto che è impossibile dimenticarli e allo stesso tempo è impossibile ricordarseli precisamente. E quindi il soggetto di tutta questa serie è molto di più la costruzione di questa memoria e come i media, ad esempio, costruiscono una memoria collettiva, che non tanto poi il fatto in sé, che non viene giudicato in nessun senso. Niente, questo è l'edificio poi nella sua sconfortante semplicità, una griglia di pilastri grosso modo 10x10 in cemento armato con due fasce ai lati, da una parte c'è l'archivio, dall'altra ci sono i servizi e le scale di sicurezza, in mezzo c'è una grande scala a chiocciola in cemento armato che contiene anche l'ascensore e la vasca dell'antincendio che consente all'edificio di non venir bruciato, cioè di non prendere fuoco, e questa grande scala è come incastrata tra i due pezzi di edificio che sono da una parte, dalla parte di qua, gli uffici normali di queste associazioni, e dalla parte di là, con un interpiano molto più sottile, quindi producendo una specie di accentuando, diciamo, la dimensione gigante della scala, i piani dell'archivio a vista, perché la collezione non può essere consultata direttamente e quindi quantomeno è immediatamente visibile. In qualche modo, salendo lungo la scala, si può avere una impressione della materialità di questa collezione. Ovviamente in questa semplice scatola di mattoni, in un certo senso, confluiscono una serie di memorie che vanno veramente dalla tradizione milanese a cose del tutto, come dire, che non c'entrano niente. Questa è la biblioteca dell'Università di Città del Messico, e questa è una cosa che è un pezzo qualsiasi di un paese. Ce ne sono migliaia, fatti così, nella Valle del Nilo, nell'alta Valle del Nilo, in Egitto, che per caso nello stesso periodo noi continuavamo a vedere, perché stavamo anche facendo una ricerca sull'urbanizzazione della Valle del Nilo, e quindi in qualche modo tutti questi modelli si andavano a mucchiare l'uno sopra l'altro, quelli più vecchi, quelli più nuovi, in nessun particolare ordine, e poi alla fine, credo anche con un certo, come dire, una certa asciuttezza da parte nostra, perché poi tutte queste cose non è che si vedono immediatamente, o almeno credo, sono andati a finire nell'edificio. Poi ci sono anche altre cose più semplici, anche il fatto che i pavimenti sono tutti in gomma bolli, come in certa architettura brasiliana, vabbè, lasciamo perdere. Questi sono i prospetti dell'edificio, questo è come è stata realizzata la facciata, che è realizzata che abbiamo realizzato in collaborazione con la ditta San Marco, e che è sostanzialmente, le immagini sono realizzate in 6 toni di rosso e grigio, con in pratica le immagini prima scelte dal comitato scientifico venivano poi tagliate di dimensioni corrispondenti, in proporzione quantomeno a quelle riquadri definiti nella facciata, dopodiché l'immagine veniva salvata a una definizione bassissima, cioè io me lo ricordo erano file da 120k, in modo da avere una dimensione in pixel corrispondente a quella che sarebbe stata la dimensione in mattoni. Dopodiché, con un software veramente elementare, si traducevano i toni di grigio in una numerazione da 1 a 6,
Dopodiché stampavamo queste cose in scala 1 a 1, incollavamo allo strato di isolante applicato sui muri che definivano il perimetro, e poi con tecnologia degna del 1200 i posatori di mattoni hanno posato uno per uno tutti questi. All'inizio noi abbiamo anche discusso a lungo, non so se ti ricordi, di come prefabbricare la cosa, tutta una questione, e poi a un certo punto ci hanno detto: ma guardate che si possono posare a mano. E noi abbiamo detto: beh, allora 100.000 volte più bello, perché ovviamente ha tutta la matericità, cioè la vibrazione dovuta al fatto che questa cosa è leggermente irregolare, ed effettivamente è stato poi realizzato così. Questo è come materialmente veniva fatto. Credo che da un punto di vista tecnologico, poi magari Luca vuole aggiungere qualcosa su questo, ma dal punto di vista tecnologico quello che noi abbiamo fatto non è stato tanto rilevante dal punto di vista ingegneristico, nel senso delle soluzioni, perché la tecnologia è veramente banale, però è stato necessario un sacco di progettazione e di coordinamento delle attività, perché questa cosa qui ha fatto sì che noi abbiamo disegnato l'edificio tutto mattone per mattone, cioè sapevamo quanti mattoni grigi del grigio 2 c'erano nella casa della memoria, all'unità. Poi sì, ne avranno comprati un pochino di più per non sbagliarsi, però questo lavoro di progettazione è stato fatto a un livello, credo, di accuratezza davvero estremo da tutto il gruppo. Poi in realtà le cose da fare, i materiali impiegati sono veramente quelli di una qualunque villetta del Piacentino. Cioè, sì, infatti questo forse è il punto che meglio rappresenta, secondo me, uno dei principi forti alla base di questo progetto. Cioè un progetto estremamente sobrio, secondo me, molto semplice da alcuni punti di vista, ma non semplicistico. Non è un progetto mai banale, e anche le soluzioni utilizzate, sebbene siano, come diceva Pierpaolo, soluzioni tecniche ben note e alcune delle quali vecchie di secoli, però non sono mai usate in modo banale o semplicistico. Sono state utilizzate in modo molto attento e con uno studio, in alcuni casi quasi maniacale, per raggiungere l'idea che sta alla base di questo progetto. Sì, l'altra cosa è che noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con dei costruttori estremamente abili, e credo che questo succeda con una certa facilità a Milano. Cioè probabilmente in questo momento Milano è il posto al mondo dove c'è il rapporto qualità dell'edilizia, della manodopera, costo più alto del mondo, perché ad esempio questa scala in cemento armato realizzata così per questi, cioè si può realizzare così, a Zurigo lo possono fare, però sarebbe costato probabilmente come tutto il budget per Casa della Memoria. E questo secondo me è anche abbastanza importante, il fatto che comunque esiste in questa città un sapere materiale nel campo dell'edilizia che è di un livello veramente alto e che magari talvolta noi diamo per scontato, ma che immediatamente quando si inizia a lavorare con qualcun altro uno si rende conto di quanto è prezioso, soprattutto a quei livelli di prezzo. Questo è forse il pezzo, diciamo così, più complesso dal punto di vista non tanto ingegneristico, ma della realizzazione materiale. È stato veramente risolto molto bene, perché vedete dove quasi tocca la scala, dove la scala quasi tocca l'archivio, ci sono, mi sembra, 25 centimetri se non meno, e tutto questo è stato risolto perfettamente
con la piccola, come dire, aneddoto che quando si è trattato di dipingere la scala di giallo, che, come noi volevamo, perché così era per noi troppo plastica, troppo pesante e anche troppo buia in un certo senso, i muratori erano mortalmente offesi con noi e ci sono stati tipo 2 o 3 mesi in cui continuavano a dire no, però proprio non se ne parla di dipingere quella cosa lì di giallo, noi ci abbiamo speso tutto sto tempo a farla, era il loro piccolo capolavoro e è stato veramente difficile convincerli. Niente, per il resto questo è l'edificio. Sì, immagino... anche perché Pierpaolo, sebbene di nuovo la scala sia una scala in cemento armato dal punto di vista ingegneristico, come diceva, non un oggetto particolarmente complesso, però è un uso del cemento armato che oggi in Italia siamo abituati abbastanza poco a vedere realizzato, perché richiede un approccio al cemento armato che è quasi artigianale, perché appunto la casseratura di questa scala è stata realizzata in modo manuale attraverso casseforme in legno realizzate ad hoc per questo oggetto, dove ogni singolo listello doveva essere posato in modo corretto per ottenere una struttura che sì, poi è stata verniciata, ma lascia tutta la sua matericità e tutta la sua ruvidezza superficiale assolutamente visibile attraverso la vernice, quindi richiedeva un approccio artigianale che però in quanto tale non è per niente scontato riuscire ad ottenere oggi. Sì, perché cioè, se vedete la materia con cui sono fatti i casseri è veramente, come dire, rozza e anche sembra un po' pasticciata, no? Questa è una foto di Stefano Graziani che ha fatto tutte queste foto durante il cantiere, secondo me è una foto molto bella e si vede questa strana fragilità di tutto il meccanismo messo assieme per tenere su sta roba, quando poi il risultato è assolutamente monolitico e anche un pochino perentorio, no? E secondo me un pochino di questa, come dire, dolcezza in un certo senso rimane nella traccia di tutta questa cosa. Queste sono immagini dell'edificio, l'edificio è aperto, se volete andarci è in via Confalonieri 12-14, non lo so, all'incrocio tra via Confalonieri e via Volturno. E boh, basta, queste sono alcune immagini ormai anche dell'anno scorso. L'edificio adesso è usato, quindi ci sono tutti gli uffici dentro. Qui vedete il luogo in cui la scala quasi tocca l'archivio, vedete come il giallo reagisce alla luce in una maniera molto diversa dal cemento, vedete anche il pavimento in gomma nera della scala, anche questo detestato dalle imprese, non potevano crederci che volessimo fare, si sono persino, mi sembra, offerti di pagare loro la pietra, basta non fare una cosa del genere. E basta, direi che se ci sono delle domande, se vuoi aggiungere qualcosa forse sì, no? Soltanto magari che in qualche modo quello che è emerso fin da subito vedendo questo progetto, a noi che già lavoravamo con lo sviluppatore su questo sito, è stata proprio la chiarezza dell'idea che c'era alla base e che superava la necessità di avere tanti orpelli o tante considerazioni su una ricerca formale in qualche modo fine a se stessa, no? Quindi non essendo stato io coinvolto nel concorso con Baucù, sono stato anche interpellato appunto dalla committenza in fase di concorso, quindi ho visto anche gli altri progetti che sono stati presentati, alcuni molto interessanti, però appunto questo emergeva veramente per la forza della sua idea, che appunto superava la necessità di qualsiasi considerazione che non fosse molto pragmatica, però molto ferma nel suo obiettivo e nella
nel rispetto di un principio, di un'idea architettonica di base.